E voglio parlarvi di, ieri sono stato al centro di Roma, se ci riesco. Ieri sono stato al centro di Roma e ho, per cercare serate, e ho constatato che il movimento si è concentrato principalmente su Trastevere, Piazza Navona sono riusciti a trasformarla in deserto. Era giusto levare i pittori? Forse i pittori, quelli veri, era meglio lasciarli. Questi hanno buttato il bambino con l'acqua sporca, nel senso che quando ci andavo io, che ci suonavo, c'era spettacolo, anche mio, c'era vari artisti di strada, gente che faceva dei quadri con lo spray, e poi torniamo al discorso dell'inglese, e c'era parecchio movimento. Adesso vi invito ad andare a Piazza Navona, è un deserto letargo, non c'è nulla. Era sabato oltretutto, anzi domenica, vabbè, e non c'era niente. Per quanto riguarda il discorso lingue, mi sono scontrato contro. Allora, un posto che è una libreria, che dovrebbe essere il tempio, insomma, un posto di cultura e non solo per vendere i libri, perché i libri dovrebbero associarsi su Seek Inside. Allora, capisco che state al centro, ma, e qui consiglio. La lingua italiana, la lingua italiana in Italia è la lingua principale. Già questo mi indispone, e io vedo molte scritte direttamente in inglese e non c'è neanche l'italiano sotto. Ma non vi vergognate un po', non vi vergognate un po'. Mi dicono, guardi, stasera c'è stand up comedian, eh? Comedy, so benissimo cos'è. E cabaret, si è sempre detto cabaret, è una parola francese, ma è una parola francese, attualmente il francese non sta intaccando la lingua italiana, e la gente non sta usando massicciamente francese. È una parola che è già entrata, io non sono un talebano della lingua, però i paletti li metto. E lo dico da linguista, non fatemi tutto quel discorso che non capite un cacchio di lingue, perché le lingue, nascono, crescono, alcune muoiono. Nel caso dell'Italia è la prima volta che una lingua si suicida, un popolo che abbandona gradualmente, certo, a pezzi la propria lingua o abbraccia l'inglese come lingua principale, no? Come una colonia. Le scritte sono nella lingua dell'invasore. Qui non c'è neanche invasore, è proprio un popolo che le calcola al globalismo, all'internazionalità. Proprio un popolo che le calcola al globalismo, all'internazionalità. Per poi che cosa? Ma credete che se fosse scritto in italiano e sotto fosse scritto più piccolo in inglese, la gente non entrerebbe? Io penso che interrebbe lo stesso, anzi, la gente saprebbe che sta in Italia, che è venuta in Italia, dove si parla un'altra lingua, e questo è il bello di andare in un altro posto. E ci stanno appiattendo, non parliamo dell'euro, non parliamone, parliamo un'altra volta. Quando ho fatto notare questa cosa, come solito, sono talmente sicuri e non gli è stato mai fatto un'opposizione a questa gente, che cascano dal pero. No, ma come qua? Se ti poni così, guarda, a me, di prendere la serata da un locale o da una libreria che già a priori
non mi sta simpatica per questo motivo, non me ne importa niente. In questo momento io non sono un venditore di me, sono un difensore strenuo della lingua italiana, che è costantemente da tutte le parti sotto attacco dagli stessi italiani per l'uso della lingua inglese, costantemente, intere parole, intere situazioni. Ormai la lingua ufficiale è l'inglese. Andate a vedere la pubblicità, andate a vedere al Parlamento anche, andate a sentire come parlano le nuove generazioni. Yes, bro, qui, qua, è pieno di parole inglesi che stanno sostituendo il corrispondente di italiano. Mi ha detto che io facevo questioni di lana caprina. Ok, ho detto, guardate che non è che la penso solo io così. Ci sono altre persone, che sfortunatamente siamo una minoranza, ma non siamo neanche... è sempre un numero di persone che la pensano come me. Farò presente questa situazione, la sto facendo presente nel cuore di Roma, libreria altro quando. Mi ha detto sì, che siccome loro hanno detto che sì, che facevano questo, così hanno detto, beh, allora io la prossima volta faccio musica, per favore me lo scrivi in turco o in greco, musiki, stasera musiki. È ovvio che è assurdo. Sull'inglese no, perché è passata l'idea che l'inglese è stato sdoganato, cioè nel senso che qualsiasi cosa tu dica in inglese, siccome io non accetto queste premesse, che la lingua internazionale lo è, ma non dovrebbero essere in questo modo, soprattutto non dovrebbero essere a scapito delle lingue nazionali nella stessa nazione, io voglio... La prossima volta che vengo io faccio country, me lo scrivi il corrispondente in turco, mi dirà. Allora, country per esempio lo lascio in inglese, ovviamente, perché non c'è corrispondente italiano, ma cabaret o un comico, c'è un comico, stand up comedy è un comico, parliamoci chiaro. Solo che dire un comico non fa figo, no? O dire cabaret non fa figo. Stand up comedy. A parte che poi, perché stand up? Perché io posso essere pure seduto. Poi quando gli ho detto, guarda, io l'inglese lo parlo perfettamente e trovo questa cosa ridicola. Ah, complimenti. Mi stava prendendo in giro. Allora, riderà bene, che come si dice, che riderà ultimo. Si sono venute altre due persone a difenderlo, perché io ho detto che ero uno sconcio, che in una libreria italiana. Gli ho detto, ma scusa, ma tu che studi hai fatto? Liceo scientifico? Appunto. L'amore per la lingua, rispetto per la propria lingua, rispetto per l'identità, non esistono. Per cui perfino un posto che dovrebbe essere, ripeto, il tempio della lingua italiana, una libreria italiana, ha scritte in inglese e ti dicono che quello che stanno facendo è come se dicessi, che c'è sotto? Music, non musica. Stand up comedy è una parola inglese, è una parola inglese che corrisponde a un comico o a cabaret. Punto e basta. Si è vissuto per decenni senza questa cosa qui, che già esisteva, perché metterla? Perché se non c'è un bisogno di un concetto diverso, che potrebbe anche essere espresso attraverso nuove parole italiane, ma sostituire italiane che sono esistite per decenni con una parola inglese non ha assolutamente senso. Ma questa gente di queste cose non ne capisce niente. Non ha mai letto un libro sulle lingue, sul colonialismo culturale di una lingua, come le lingue possono cambiare. Assolutamente. L'inglese ha subito un attacco, diversi attacchi,
E si è sempre fermato, anche se è stato quasi francesizzato, si è fermato, se no a quest'ora in Inghilterra parlerebbero una specie di francese. Oppure parlerebbero il danese, una specie di svedese. A ogni attacco c'è un contrattacco, è normale, in Italia non c'è. Non c'è il minimo senso di amore della propria lingua, di protezione della propria lingua, delle proprie radici, della propria cultura.